Parliamo oggi di un personaggio straordinario che fa parte della storia del jazz di Chicago, Eddie Condon. E vorrei presentarvi i solisti di questo show, che sono provenienti da Milano, il famosissimo batterista Gilberto Cuffini. Al contrabbasso, sempre di Milano, Marco Ratti. E al pianoforte, proveniente dagli Stati Uniti, il celebre Dick Wellstone. Al sax tenore di Milano, Paolino Tomelleri. Sempre di Milano, al clarinetto, Bruno Longhi. Alla cornetta dall'Austria, l'onnipresente Oscar Klein. Da Zurigo, il trombonista Walter Leibungutz. Abbiamo introdotto questo show dedicato a Eddie Condon proprio alla maniera degli show di Eddie Condon. Ma vedo per caso su questo pianoforte un disco, chissà cos'è. Eddie Condon, Wild Bill Davison, Dick Wellstone. Ma Dick, ti ricordi questo disco? Sì, sono io con Eddie Condon. Dick Wellstone sta facendo un corso accelerato per imparare la lingua italiana. Bene, ascoltiamone un pezzo, Un noto critico milanese di jazz, Bruno Schiozzi, mi ha definito Eddie Condon italiano e devo dire che questo appellativo mi sta a pennello, in quanto come lui suono la chitarra e il banjo e come lui suono la stessa musica che lui suonava, vale a dire lo stile Chicago. Eddie Condon è stato uno dei più straordinari organizzatori di jam session, concerti, incisioni e trasmissioni radiotelevisive. Non si è mai distinto solisticamente, ma il suo apporto ritmico è notevolissimo. Il suo merito maggiore comunque è stato sempre quello di aver tenuto vivo il jazz di Chicago e di averlo modernizzato anche in tempi in cui altre mode musicali lo avevano purtroppo sostituito. Eddie Condon nacque il 16 novembre 1906 nell'Indiana. Iniziò a suonare il banjo fin da ragazzo e a 15 anni debuttò professionalmente nell'orchestra del sassofonista Ollie Spivey. Ecco, vedete, Condon è il secondo da sinistra con in mano il banjo. Trasferitosi a Chicago negli anni 20, incontra il leggendario trombettista Big Spiderbeck, di cui diventa molto amico e inizia a suonare nei locali della città ventosa. Così è chiamata Chicago. Il suo carattere estroverso e brillante lo porta subito a fare amicizie e a organizzare gruppi e incisioni. Incontra Red McKenzie, che era un fantino e a forza di bere era diventato molto grasso. E Red McKenzie suonava il pettine avvolto nella carta, oppure il kazoo, che è uno strumento come questo. Ecco, questo è il kazoo, un piccolo strumentino che si suona a soffio. E insieme suonavano un po' dappertutto, ad esempio, non so, la stazione sulle valigie, oppure per mezzo alla strada, sui bidoni, come farà adesso Gilberto. E insieme con la chitarra, il kazoo e il bidone veniva fuori una cosa più o meno come questa. Beep, beep, beep.
insieme a Red McKenzie, che allora dirigeva i Moundy City Blue Blowers, così si chiamava il suo gruppo, promuove infatti due sedute di incisione che diventano storiche. Siamo nel 1927 e quei brani segnano la nascita di un nuovo stile, lo stile Chicago. Fra i musicisti che vi partecipano, alcuni sarebbero diventati famosi. Al clarinetto c'era Frank Teshmaker, che perirà tragicamente in un incidente d'auto pochi anni dopo. Alla batteria Gene Krupa, al pianoforte Joe Sullivan, al sax tenore Bud Freeman e alla cornetta Jimmy McPartland. In questa fotografia scattata all'epoca vediamo da sinistra Frank Teshmaker, Jimmy McPartland con il fratello Dick, Bud Freeman e suo fratello Arnie, che sarebbe in seguito diventato un bravo attore shakespeariano. A distanza di 50 anni avrei poi costretto Jimmy McPartland a reincidere in un mio disco quello stesso Nobody's Sweethearts che ora vi suoneremo con lo stesso organico strumentale di quello del 1927. Thank you.
oltre a Nobody Sweetheart, in quelle due sedute di incisione furono incisi anche Liza, China Boy e Sugar, che adesso vi eseguirò assieme a Oscar Klein alla cornetta. Nel 1928 Eddie Condon entra a far parte dei Mountain City Blue Blowers di Red McKenzie, di cui facevano parte il chitarrista Eddie Lang e il violinista Joe Venuti. Ad alcuni brani partecipa anche come trombonista e arrangiatore l'allora promettente Glenn Miller. Sempre nel 1928 debutta come cantante nel brano Baby Won't You Please Come On, inciso sotto il nome dei Chicago Rhythm Kings. Oltre a Tash Maker, Joe Sullivan e Gene Krupa, in orchestra c'erano anche Maxie Spanier alla cornetta e Mess Maisiloff al sax tenore. Ma il suo coro scantato fu proprio un disastro e la sua carriera di cantante iniziò e finì proprio lì. Vorremmo ora eseguire Baby Won't You Please Come On, affidando la parte vocale al trombonista Walter Leibungut, che come cantante oramai ha una carriera, direi, trentennale. Baby, won't you please come home? You know you left your daddy all alone. Well, I have tried in ways, never no more to call your name. When you left, you broke my heart. Well, I never thought we'd part. Every hour in this
You can hear me say, baby, won't you please come home, come on home. Oh, baby, won't you please come home. Le prime incisioni sotto il suo nome, le precedenti erano state effettuate sotto il binomio Mackenzie & Condon, risalgono a luglio del 1928. L'unico strumentista a fiato è Frank Tashmaker, che si esibisce in Oh Baby e Indiana. Il clarinettista Bruno Longhi vuole rendere omaggio alla memoria di questo grande clarinettista interpretando Indiana. Thank you.
1929 Eddie Condon incontra Fats Waller, e a questo proposito c'è un aneddoto che io vorrei che Oscar Clay ci raccontasse, perché la conosce molto bene questa storiella su Minor Drag. Puoi raccontarla, Oscar? Certo, sì, è una storia meravigliosa, perché Eddie Condon a quei tempi faceva la fame a New York e era riuscito a rimediare una seduta di incisione alla Victor a condizione che ci fosse Fats Waller, che era molto conosciuto a quei tempi, e lui è riuscito a reperirlo, e Fats Waller era una persona molto vivace che era difficile incontrare, e allora lui era entusiasta, Fats ha detto wonderful, perfect, e andava in giro a suonare per 2 o 3 giorni, e il giorno, cioè la sera prima dell'incisione, Condon ha deciso di rimanere alle sue calcagna per non perderlo per la seduta. E allora quella sera Fats era specialmente scatenato, suonava fino a tardi, poi andava a mangiare, bere, chiamava gli amici. Verso le 5 Eddie Condon l'ha portato a casa sua per dormire lì su un divano e lui su una sedia, Eddie. E la mattina quando si è svegliato ha chiesto a Fats: senti, l'incisione, Fats ha detto, quale incisione? Ah già, l'incisione, perfect, wonderful. Ha preso il telefono, ha chiamato 2 o 3 musicisti che Eddie non conosceva. Eddie ha detto, chi suonerà la batteria? Nessuno, tu suonerai il banjo. Il banjo ce l'aveva al Monte dei Pegni, è andato a prenderlo col taxi, e poi sono arrivato allo studio, c'era Charlie Gaines, Charlie Irvis, 2 Charlie, hanno chiesto cosa suoniamo. Lui ha detto, facciamo un blues in maggiore, lento, e un blues in minore, veloce. Hanno fatto questi 2 pezzi, Harlem Fuzz e Minor Drag, e dopo il producente, il produttore del disco ha detto, questo è un tipico esempio di una seduta ben preparata. Ben arrangiata. Tutto improvvisato, così come più o meno faremo adesso noi nel ricreare appunto Minor Drag. Negli anni 30,
Condon continua la sua attività con Red Nichols e nel gruppo dei Rhythmmakers. Successivamente costituisce un proprio gruppo del quale in tempi diversi fanno parte Pee Wee Russell, George Wetling e Max Kaminski, Brad Gowans, Bobby Aikett, Joe Sullivan e Marty Marsala, Art Otis, Rod Class, George Brunis, Jack T. Garden, Wild Bill Davison, Bud Freeman. Nel 1937 suona al Nick's in Greenwich Village e nel 1938 inizia una serie di incisioni per l'etichetta Commodore. Incontra la cantante Lee Wiley, moglie del pianista jazz Stacy, con la quale avrà una lunga collaborazione. Il repertorio preferito da Lee Wiley era quello di Gershwin e vorrei ora presentarvi Tiziana Ghiglioni che ci farà ascoltare Embraceable You. Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, you are a place above you. Just one look at you, my heart grew tipsy in me. You and you alone brings out the gypsy in me. I love all the many charms about you. Above all, I want my arms about you. Don't be a naughty baby. Come to mama too. My sweet embraceable. Thank you.
Dal 1942 al 1945 presenta una lunghissima serie di concerti alla Town Hall di New York, ripresi dalla radio e destinati alle forze armate. Molti sono gli ospiti che partecipano a queste serate e oltre a molti dei personaggi già citati prima, vi prendono parte anche Mazzy Spanier e Tommy Dorsey, Billy Butterfield, Ernie Caceres, Gene Krupa, Jonah Jones, Hot Lips Page, Benny Morton. Uno dei brani più suonati in jam session in quei concerti al Town Hall da Eddie Condon è senza alcun dubbio There'll Be Some Changes Made, che Condon amava suonare fin dagli anni 20. Are you ready, boys?
Nel dicembre del 1945 Condon apre il suo Condon's Club al Greenwich Village di New York. Nel breve filmato che vi presentiamo vedremo il Condon's Club a prima maniera con il batterista Dave Toth, il trombettista Wild Bill Davison, il clarinettista Tony Parenti, il trombonista Brad Gowans e il bassista Jack Lesberg. And on 52nd Street, jazz bands like Eddie Condon dish out for Hepcat the genuine tailgate and gut bucket. Nel 1947 Condon scrive il suo primo libro intitolato We Called It Music, che è anche il titolo di un suo brano musicale. A questo libro ne seguono altri due, uno scritto nel 1957 dal titolo Eddie Condon's Treasury of Jazz, scritto assieme a Richard Gaiman, l'altro pubblicato l'anno della sua morte, vale a dire nel 1973, e scritto assieme a Dank O'Neill, dal titolo Eddie Condon's Scrapbook. Nel 1949 inizia una serie di show televisivi dal titolo Eddie Condon's Floor Show, a cui partecipano, oltre ai suoi musicisti, anche Louis Armstrong e Billie Holiday, Sidney Bechet, Teddy Wilson, qui con me ritratto a Milano, Count Basie. Come dicevo all'inizio della trasmissione, Dick Wellstuth suonò molto spesso con Eddie Condon, soprattutto negli ultimi anni. Vorrei chiamare Oscar Klein, che ormai è diventato il traduttore ufficiale delle nostre trasmissioni, perché conosce tutte le lingue, scommetto anche il peruviano. No, il peruviano no. Ah, ecco, c'è qualcosa che non sa, di chiedere a Dick qualcuno di questi ricordi con Eddie Condon in quegli anni. Yeah, Lino wants to know what you remember of those times when you played with Eddie in his club. Must have been a wonderful time. That was nice. I was solo pianist in 1956. I took Ralph Sutton's place when he left. È stato pianista solista che suonava negli intervalli per sostituire Ralph Sutton nel 56. Yeah, it was a very nice club to work in. There were lots of people who would come in to watch Eddie drink and to hear him tell jokes. He was a very funny man. Sì, lui dice che molta gente veniva al club per vedere Eddie Condon bere, perché era una persona molto simpatica e sociale, e aveva moltissimi amici, era spiritoso. Anch'io mi ricordo una storia bellissima. Potresti raccontarla? Sì, Eddie Condon era impiegato nell'orchestra di Max Kaminski, no? E suonavano in un locale, il proprietario dopo la serata è venuto da Max Kaminski e gli ha detto: sono contento che il jazz finalmente abbia un po' successo, guarda, questo cliente per esempio qui è già qui da tutte le sere, da quando avete cominciato, che si parla con la gente, si va da un tavolo all'altro, e Max Kaminski ha detto: non è un cliente, lei gli paga un salario, è di Con che dovrebbe suonare la chitarra, ma invece intrattiene i clienti. Era un entrepreneur, come potremmo dire. Sì, esattamente. È sempre rimasto così, come te. Beh, adesso potremmo far suonare uno di quei brani che Dick suonava in questi film. Yeah, how about playing one of those songs you used to play in the intermission? Okay, Sweet Lorraine. Sweet Lorraine, okay. Is a nice song. Okay. Thank you.
vorrei presentarvi ancora un brano di George Gershwin, autore molto caro a Eddie Condon, il quale gli dedicò una serie di dischi, di brani, cantati da Jack Teagarden e Lee Wiley. Chiamiamo ancora la nostra Tiziana Ghiglioni e il titolo del brano è Somebody Loves Me. Somebody loves me, I wonder who he can be. Somebody loves me, I wish I knew. Somebody loves me, I wonder who. Maybe it's you. Gli anni 50 di Condon sono quelli a noi più vicini, perché è proprio in quegli anni che iniziamo a suonare ascoltando le incisioni degli All Star di quel periodo, alle quali presero parte, oltre a Cathy Katschall al trombone e a Wild Bill Davison alla cornetta, anche i non dimenticati Edmund Hall al clarinetto e Gene Schroeder al pianoforte. Vediamo ora un breve filmato di tanti anni fa, girato verso la fine degli anni 50, degli All Star di Eddie Condon, con Wild Bill Davison alla cornetta, Cathy Katschall al trombone, Pina Zacco al clarinetto, Johnny Varro al pianoforte, John Williams al contrabbasso e Buzzy Druttin alla batteria. This next number is an original called Big Bend Blues. I'm sure you're gonna like it. Are you ready, boys? Here we go. One, two. Thank you.
con i suoi All Star, continuò la sua attività fino al 1972, suonando anche in Australia e in Giappone. Morì nel 1973. E da allora iniziai la mia serie di incontri musicali con i suoi All Stars, con Wild Bill Davison, con Ralph Sutton, con Bud Freeman, con Dick Carey, che era anche suo arrangiatore, con Billy Butterfield, con Wingy Malone, con Peanut Sacco, con Kenny Davern, con Bob Wolber, con Ian Clausen e con Dick Wellstud, che in questa occasione ha voluto ricordarlo assieme a noi. E così, continuando la sua missione di tenere sempre vivo lo stile Chicago con i suoi brani, i suoi personaggi e il suo indimenticabile fascino, vorremmo salutarvi con uno dei suoi cavalli di battaglia dal titolo Chicago. Chicago, Chicago, the town, town. Chicago, Chicago, I show you around. Bet you my dollar you lose the blues in Chicago. The town that Billy Sunday could not shoot down. Well, on State Street, that great street, I just wanna say, they do things they don't do on Broadway, say. They have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown.